Well, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a provare l'open beta di Call of Duty Modern Warfare 2, in attesa della sua uscita. Io non sono un grandissimo fan degli FPS in generale, né di Call of Duty, soprattutto nell'ultimo periodo, lo sono stato nei primi anni del mio essere videogiocatore per quanto riguarda il single player. Ero molto appassionato di Call of Duty, ma non delle sue modalità in multiplayer che stanno spopolando al giorno d'oggi. Oggi però lo proviamo appunto perché in questo momento, in cui sto registrando, c'è l'open beta, così che ci possiamo fare un'idea di quello che effettivamente il titolo ha da offrire. In questo open beta possiamo vedere che ci sono diverse modalità. La maggior parte sono in mappe molto grandi, o almeno così ci dice il gioco, che non mi ispira tantissimo perché comunque significa che magari per larghe parti del tempo non troviamo avversari o robe del genere. Quindi non saprei cosa scegliere. Vorrei vedere anche questa modalità in terza persona, la Mosh Pit terza persona, perché comunque è una cosa abbastanza, diciamo, rara. Io direi di andare in partita veloce, che probabilmente ce lo sceglie automaticamente qual è la tipologia, ecco, di scontro. Questo open beta sta dando alcuni problemi, soprattutto in questo momento siamo su PC. Questo è importante, sta dando alcuni problemi, soprattutto di crash su PC, insomma non è proprio rifinita al massimo, però sappiamo bene che le alfa, le beta, le versioni alfa, le versioni beta hanno sempre qualche piccolo problemino, diciamo non c'è nulla di strano in questo, nulla di nuovo. Chiaramente va il tutto rifinito, per l'uscita, che è quello ciò che conta. Ok ragazzi, è stata trovata la squadra per noi. E la modalità dovrebbe essere dominio, che probabilmente riguarda, diciamo, le bandiere, quindi dover conquistare delle zone ben precise, e chi ne conquista di più solitamente vince. Ho preso assalto. Onestamente non ho visto quali siano i tasti, e vi posso dire di essere anche parecchio fuori forma per quanto riguarda gli FPS, però noi ci proviamo. Attenzione perché stanno catturando la nostra base. Non ho visto nemmeno come si lanciano le granate, onestamente, perché là ci stava tantissimo una bella granata. Anche perché veramente non gioco a un FPS da quando è uscito in pratica Halo Infinite, che ho giocato un po' la modalità online, la modalità multiplayer. Ok, abbiamo fatto una kill intanto, ridendo e scherzando. Devo dire che i rumori sono molto ben fatti. Ah, ci hanno ucciso da dietro. Bellissimo, ci sono anche le finisher, ma qua eravamo proprio presi tantissimo in mezzo. Spesso succede che il respawn è fatto molto male e si respawna dove stanno i nemici. Ecco, in questo caso ci hanno aggirati. Giustamente, lo sapete, nei giochi multiplayer online la conoscenza delle mappe è un aspetto super fondamentale per capire come posizionarsi, dove ti possono aggirare gli avversari. Infatti ci colpiscono sempre da dietro, se vedete. Però intanto abbiamo capito come si buttano le granate, il che non è male. Ok, abbiamo colpito qualcuno. Ma con la mia mira non sono riuscito a ucciderlo. E invece ci ha ucciso lui. Nonostante la mira terribile, siamo riusciti a uccidere il tipo. Il nostro compagno qua davanti ci sta ancora?
Ecco ragazzi, se c'è una cosa che non sopporto è quando il respawn delle squadre è misto. Ecco, ci hanno uccisi. Cioè quando in pratica non sono il respawn di una squadra da un lato della mappa e quello dell'altra dall'altro lato della mappa, ma funziona in base a dove si trovano gli avversari. Perché quello che succede è che la maggior parte delle volte te li fanno spawnare alle spalle ed è una cosa insopportabile. Qua stanno facendo strage questi. UAV nemico in zona. Oh, siamo riusciti a uccidere qualcuno, anche se poi siamo morti male. Ma ragazzi, io non capisco che sta succedendo. Ci stanno continuando a bombardare dall'alto. Ah sì, 13. Quindi ho fatto un 3-13. Diciamo che poteva andare anche molto peggio, ma sono stato il peggiore della mia squadra. Nonostante abbia fatto questo punteggio terribile, comunque siamo riusciti a vincere. Ok ragazzi, deathmatch a squadre, bisogna capire anche come funziona. Ho preso un altro tipo di operatore per provare, vedere cosa. Dovrebbe avere una pistola intanto questo. Ok, ha una pistola e un mitragliatore. Il deathmatch a squadre dovrebbe essere semplicemente una modalità ad uccisioni. In teoria. Cambio caricatore. Bisognerebbe anche capire come si fa a fare l'attacco corpo a corpo. Io sto vagando, in pratica sto andando a farmi uccidere. Però, intanto, qualcuno siamo riusciti a beccarlo. Siamo a due. Silenzio di tomba. Silenzio di tomba, abbiamo attivato qualche modalità che penso non ci faccia sentire. E siamo a tre. Vediamo se ci puniscono. Attenzione perché c'è qualcuno. L'ho preso? Ah, siamo morti. Vabbè, ne abbiamo uccisi quattro, ragazzi. Ne abbiamo uccisi quattro. Ottima kill, anche questa. Sono in tanti! Ne ho uccisi due, dobbiamo resistere! Niente. C'era un terzo, mannaggia. Vediamo. Sì, è arrivato, manco l'ho visto da dove arrivava. Vabbè, abbiamo preso di spalle uno e un altro non l'ho proprio visto. Ma facciamo sta strage, per favore? Qualcuno sono riuscito a ucciderlo. Ok. Abbiamo ucciso qualcuno. Bene così. Anche se stavo per morire male. No, ma da dove è spuntato questo, ragazzi? Siamo tutti dallo stesso lato, vediamo se possiamo, se qualcuno può aggirare. Ok, questa è stata fatta bene come cosa. Attenzione perché c'è qualcuno. Aia da dietro. Vabbè, quanti stanno? Mannaggia, si è salvato questo. Abbiamo perso, ragazzi, 75-62. 11-10. Dai,
Avevamo iniziato bene, poi siamo andati a peggiorare, però 11-10 rispetto a 3-13 devo dire che è un ottimo risultato. Ok ragazzi, quello che vorrei fare adesso è andare a provare questa modalità in terza persona, perché è una cosa abbastanza particolare, per cui direi che possiamo fare una prova. Ok ragazzi, siamo in terza persona, quindi molto simile a PUBG in pratica. Come visuale, però comunque switcha in prima persona nel momento in cui andiamo a mirare. Guardate che bravo lui come ci stava fregando. Ok, siamo andati. Abbiamo fatto un'ottima cosa. Attenzione, qua c'è qualcuno. Preso, forse ce n'è un altro. Stiamo camperando, ragazzi. Né più né meno. Vabbè, ragazzi, io andrei, dai. Andiamo a cercare di capire, di fare qualcosa. Abbiamo ucciso un altro, intanto. Abbiamo ucciso un altro, ma credo che abbiamo finito le munizioni. Adesso ci hanno ucciso. Non so come, perché non c'era nessuno. Vediamo. Ah, ok. Attraverso la... Attraverso il fumogeno. Ecco perché non potevo... Mannaggia. Mannaggia, non ho fatto in tempo a salvare il mio compagno. Mi dispiace. Mi dispiace parecchio. Ok, siamo quasi morti, ragazzi. Siamo quasi morti. Attenzione, attenzione, questo pirla ci è venuto addosso invece di ucciderci. Meglio per noi. Allora, in terza persona ci sono delle cose che si vedono chiaramente meglio. Delle altre cose che si vedono chiaramente peggio. C'era qualcuno, c'era. Aia, aia, ecco. Vabbè, ragazzi, stiamo andando benissimo. Stiamo andando benissimo, dai. Ma è fighissima la modalità in terza persona. Cioè, si vede che non è un gioco ottimizzato per la terza persona. Perché quando... Aia, qua c'è qualcuno. Si vede che non è ottimizzato per la terza persona perché quando corri in un certo modo non si vede un caspio, però... Però comunque a me piace molto di più la terza persona, da sempre. Potrei aver trovato una mia modalità preferita. Bella questa, ragazzi, no, da dietro, no, ma c'era un nostro compagno. Il nostro compagno era andato, mi sa, allora. Questo lo sapete quando succede? Quando non c'è un'organizzazione, ragazzi. Qua sono stato un cretino io. Però quando non c'è un'organizzazione di squadra, spesso succede questo. Allora, abbiamo perso in una maniera clamorosa, però credo che noi più o meno siamo andati in pari. Vediamo, abbiamo fatto 10 uccisioni e 8 morti, quindi siamo andati più che in pari in realtà. Ragazzi, questa era l'open beta di Call of Duty Modern Warfare 2, o meglio del multiplayer di questo titolo che arriverà presto sul mercato. Arriverà presto anche Warzone 2, ovvero la modalità gratis multiplayer di Call of Duty. E a questo punto bisognerebbe cominciare a interrogarsi dell'effettivo valore di inserire un multiplayer all'interno di tutti i Call of Duty canonici. Nel momento in cui Warzone rappresenta il multiplayer gratis per eccellenza a disposizione di tutti coloro che vogliono giocare solo il multiplayer. Di questo magari ne parleremo in un video di approfondimento, quindi se volete attivate la campanellina per rimanere aggiornati e seguire questi contenuti insieme. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate e se l'avete provato. Io ho trovato molto interessante la modalità in terza persona, seppur non rifinita, cioè si vede che... Sembra un adattamento della modalità in prima persona, non è proprio sviluppata per essere un gameplay in terza persona. Però comunque, per chi è molto scarso su gli FPS come me, può essere una valida alternativa. Fatemi sapere cosa ne pensate in un commento e parliamone insieme. Io come sempre vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!